i milanesi vanno verso un appoggio alla ricandidatura del sindaco Sala? Vanno verso un'interlocuzione che si è aperta ieri, è molto interessante, abbiamo comunque parlato di temi, di programmi e anche di future possibili accordi. Oggi è presto per dirlo, come ha detto appena adesso anche il sindaco Sala, ma sicuramente stiamo lavorando per valutare di trovare un accordo comune e essere eventualmente la parte che sosterrà i temi ambientali e dell'ecologia con forza in una coalizione di centrosinistra. Dobbiamo fare altri incontri, contiamo di risolvere velocemente e poi faremo i comunicati e le comunicazioni del caso, ma adesso appunto siamo ancora in questa fase di interlocuzione e di dialogo, comunque un dialogo molto costruttivo. Ma c'è una cosa su cui che avete già chiesto al sindaco e su cui non siete disposti a fare passi indietro per il prossimo mandato, naturalmente, da fare entro il prossimo mandato? Ma no, direi passi indietro no, dovremmo capire, noi abbiamo un programma che si è articolato in questi anni, che è anche il frutto di tante cose che abbiamo fatto io anche come assessore del municipio 1, per cui ci sono già molti punti di partenza in comune, ci sono ovviamente punti su cui noi in questo anno siamo stati evidentemente molto critici, dovremmo trovare un sistema e un modo perché la nuova visione della città sia compatibile con l'emergenza climatica e quindi una nuova visione, ma il sindaco per primo ha detto che sicuramente questo secondo mandato non sarà in continuità col primo per molti aspetti e siamo qui a vedere che la pandemia e l'emergenza climatica ci impongono una svolta, penso che su questo poi lavoreremo e quindi anche sui singoli temi.